Buongiorno. Scusate se non mi faccio vedere, ma sono tipo le 6:20 di mattina e io sto uscendo per andare all'università. Questa è la dura vita del pendolare. E adesso se riesco vi faccio venire un po' con me. Il problema è che devo andare in giro con un cellulare a mo' di videocamera e i plebei qui non sono abituati a tutta questa evoluzione tutta insieme. Buongiorno a tutti, io il caffè ancora non l'ho preso, sto in coma, penso che si senta dalla voce. E nulla, Giuseppe che scriva la fermata. Vi faccio vedere un po' la mia vita da pendolare. A dopo! Ed eccoci qua. Questo è l'autobus vuoto perché parte dal capolinea e questo è il mio posto. Io mi metto praticamente sempre qui. E in genere mi addormento, però questa volta invece di addormentarmi è voluto farvi vedere qual è il mio spettacolo ogni mattina. Io quando non mi addormento ogni mattina vedo l'alba, che è una figata in effetti. Poi qui a un certo punto mi sono addormentata perché fra pochino ci saremo a Pescara e come vedete il cielo è perfettamente giorno, un po' nuvoloso ma giorno e infatti eccoci qua. Questa è la stazione di Pescara, io da qui all'università ci metto circa 20 minuti e mezz'ora più o meno, più che 20 minuti. Sono circa 2 km e mezzo, me li faccio molto con calma perché comunque spesso lezione dopo le 9. Io arrivo con l'autobus alle 8, ho parecchio tempo libero e li impiego così camminando. Però adesso andiamo a fare colazione, questa l'avete vista su Instagram l'altra volta. Sono andata in un locale molto carino, eccolo qua, che si chiama Profumo di Sole, che fa tutta roba vegetariana e vegana. Questo è il mio cappuccino di soia, insieme c'è la mia barretta e gli occhi di avena integrali. Una cosa bella 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 di sto posto, tutte queste cosine qua fatte con la carta riciclata, c'è cioè, uno strangolino, mi piace proprio tanto. E niente, fatto colazione, siamo arrivati all'università. Non vi emozionate troppo che fa un po' schifo il polo di Pescara, cioè da che si dice tecnicamente questo edificio era adibito a stazione e poi è stato riciclato e trasformato in università. Io penso a tutti quei poveri cristiani che vengono qua in Erasmus, che figura patetica che facciamo. Comunque entriamo dentro, bellissima, emozionante. Questo qua praticamente è tutto un corridoio diviso per facoltà. Questa è, diciamo, la facoltà di architettura, infatti qui c'è la rampa blu, poi gente che fa un esame, oh. Passiamo di qua e andiamo ad andare giù in biblioteca. Scendiamo sotto, dai, fai veloce. Scendiamo giù, non mi tagliate la strada, scendiamo giù. Cioè, secondo me, se qua tipo dovesse scoppiare una bomba, chi sta qua sotto è spacciato. Cioè, mo che esci da qui è finita. Il gentile usciere ci apre il confessionale. No, non è confessionale, è diciamo l'entrata della biblioteca. Qua è bello aperto, ma secondo me cioè, chi soffre di claustrofobia qui non ci può venire. Cioè, vedete un po' sti anfratti? Io qua non c'entro mai perché mi fa male la testa per quanto stanno chiusi. Infatti, il mio posto preferito è qua dietro, si gira di qua, poi si gira di nuovo e andiamo o questo posto qui oppure questo in fondo. Oggi questo qui ho preso. E ho messo qua i miei libri, ho un problema con la Union Jack, lo so, l'acqua, e ho fatto finta di studiare per un po'. Dopodiché è giunta l'ora di andare a mangiare. Questa è la segreteria dell'università, il cortile e quella colonna è dove i laureati ci si vanno a fare le foto. Sono seduta qua, mi sono fatta la mia insalata condita con olio e aceto, niente sale, perché l'insalata della cellulite non la voglio, anche perché il mio panino conteneva già cellulite, ossia bresaola, che è già salata. Panino integrale è buonissimo che mi parlo, ciao Federica, non mangiarmi. Finito di mangiare, un bel caffettino in solitaria. Lo vado a prendere qua all'Agip, anche se mi fa schifo a me quel caffè. Ci sta il barista qui, è un bradipo. Preso il caffè, c'è cioè, mo perché ho velocizzato, cioè questo ci ha messo 1 ora a farmi sto caffè, e faceva pure schifo. Ma comunque, bevo sto caffè e torniamo dentro. Questo è dall'altra entrata, quindi qui siamo
storia, diciamo, economia slash lingue, e sono oggi in biblioteca. Adesso voglio farvi vedere una cosina. Vedete qui che è tutto ranzennato? Quello è il dipartimento di lingue. Praticamente è caduto un pezzo di soffitto addosso a me. Professore, sei tedesco. 2 giorni dopo avrei dovuto farci un esame, però vi giuro, non è colpa mia. E adesso si torna a studiare. Pa-pa-pa. O almeno a colorare il quaderno. Perché mi sono stufata abbastanza presto e sono uscita e sono andata al negozio Bio Bottega, che è un negozio fantasticissimo, c'è tutte queste cose buone che costano l'ira di Dio, io non me le posso permettere, anche se la roba senza glutine contiene olio di palma, questo in questo caso mi pare di no. Fette biscottate, per di qua ci sono, se sbaglio, i caffè, l'orzo. Cose buone costano l'ira di Dio, accidentaccio, ma perché le cose buone costano? Tutti i sciroppi di malto, miele, contro miele. Per qua c'è la crema di arachidi, quanto deve essere buona. Questa è solo arachidi. È fantastica. Buonissima. E poi sono andata a Crema e ho fatto questo affarone. Reparto bimbi, 3 euro, un paio di jeans. Che figata. E poi si riparte. Come vedete io esco di casa che è notte. Torno a casa che è di nuovo notte. E quindi qua vi do la buonanotte. Dico ci vediamo dopo, ma in realtà ci vediamo domani. E domani lo scenario è questo. Oggi venite con noi in biblioteca e anche da un'altra parte che non si dice, ve lo diciamo dopo. A casa mia nevica. Nevica! Che scatole! Casa C'erano tua? 35 gradi all'ombra, mannaggia la miseria. 20 km da casa mia con tua sono Sì, 15 15 km. chilometri. Più o meno il tempo è questo, come lo faccio vedere così. Così è accettabile, così come nel video che ho postato adesso su Instagram non è accettabile. Allora, oggi, biblioteca, poi andiamo da un'altra parte a fare un'altra cosa e venite a mangiare con noi a White Bakery, ci mangiamo una cosa buona 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 buona. Vedete White Bakery. Eh? Voi dite White Bakery, magari, non so se tutti lo conoscono, perché è una catena nuova di ristoranti, si può dire? Sì. Sì, ristoranti. Però dal nome non so se è molto. Ma un po' lo conosco, un po' di cose vuoi che preferire un po' stanca. Allora sì. Però stanca, beh qua per gli abruzzesi lo conoscono senza che ve lo dico. Pure c'è anche a San Benedetto del Tronto. Pubblicità gratuita al popolo. Infatti sì, non lo so zitta io. stanca, se non sbaglio a Rimini, Credo. mi sa pure a Firenze, quindi sarà tipo lo Starbucks italiano secondo me. E abbiamo visto nascere noi! Praticamente sì. Quando eravamo cattivi. Quando eravamo cattivi, una volta siamo andati a mangiare, ci siamo presi il pancake, lui tutti i pancake li Non lo preso. so, me l'ho preso di Lui tutto. pancake per mega porcellosi, con 6 strati di Nutella, lo schifo. Io una toppa Perché la e colazione due americana che ho fatto appena milkshake. aperto qua. Sì, Quella è quella. dopo sta la foto. Se non l'ho già postato. Non Cioè, praticamente mi spuntare davanti a tutti, bellissimo, grazie, 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 lo ricorderò. perché quello che è mio, quello che tu è mio. Ah, ok, Vabbè, ci vediamo perfetto. dopo, Comunque, appena mi picchiamo. rimetto vi faccio vedere, cioè, Ah andremo a sì, correre qualche piccolo giorno. problemino tecnico. Il piccolino qui sta un po' infortunato. Si è fatto Fermazione tendine. l'infiammazione del Del tendine ginocchio. del ginocchio, quindi aspettiamo che si rimette nella scopa e venite con noi. Va bene, ci vediamo fra pochissimo. Ciao, rieccoci. Ciao. Siamo usciti dalla biblioteca, non ho ripreso dentro perché c'era un po' troppa gente, non mi pareva il caso. E perché no? Su una piccola invasione della privacy degli altri, ma comunque. E adesso andiamo a Megalò perché ci sta qualcuno a Megalò. Piccolo indizio, mi raccomando. Ce l'ho dietro. Ah. Vabbè, ce l'ho dietro. Vabbè, comincia con Alessandro e finisce con Amoroso.
quello è l'indizio. Ah. Oggi sta a Megalò e c'è qualcuno che è in un vuoto di giugioli. Quindi mo andiamo a vedere se gli firma il CD. Ma prima la mappa. Se... Ci facciamo firmare il CD, se no la siliziamo. E niente, andò... penso che la posso riprendere, perché intanto ho detto il tizio a Media World ci ha detto che lei non canterà. Quindi YouTube ovviamente fa problemi di copyright, giusto? Credo. E nulla, allora ci non canta, si è su di questo. Ci captiamo più dopo, io c'ho una famaccia. Io no. Io sì. Io no. Non mangiare, mangio io. Giusto. A più tardi. Ciao, ciao. Vediamo se riesco a riprendere quando arriva il cameriere con la cosa che ci mangiamo. Oh. Cose subdole. Ciao. Ciao, a dopo. Allora, io non so quale prendere. O la Daily Market Salad, che è questa qui. Che è salsa ranch? Salsa ranch non lo so e ho paura a scoprirlo. Oppure Palm Beach. Ah, non lo so, quale voglio? Serve i veggie sandwich, ti interessa un veggie sandwich? In? I veggie sandwich. Salsa tzatziki. Non lo so. No, prendo la prima. Quale dici? Quella alla griglia, la tua parmigiana, crostini e salsa ranch. Vai sull'italiano tu, eh? Bravo. Io no. No, non lo so. Lo scopriremo questo. Questo qui è il luogo della perdizione. No, se sapete scegliere potete venire anche qua. Tutto il male del male del male. Roba che ti tappa le arterie in 10 secondi. E noi le abbiamo anche mangiate. Però in compenso lo yogurt con la frutta è buono. E lui non l'ha mangiato. No, io uso la frutta no. Però ci prendiamo spesso i... sì, frullati. Frullati, sì. Avete capito, frullati, smoothies. Quindi se dovete trovare un white bakery... ma quello è il Marmite. Ah, con due barattolini gialli. Io li voglio, costa tipo 12 euro l'uno. Vabbè. Comunque se sento come c'è di Megalò. A Chieti, 4 ore arriva Alessandra Amoroso e c'è la gente accampata lì da stamattina. Ve lo giuro da stamattina, c'è roba da delirio. Va bene, ciao ciao, a dopo. Reazione alla Caesar Salad. Allora, qui abbiamo pollo e formaggio, quello non c'è. Ce la può fare? Parmigiano. Parmigiano e pane tostato. Invece qui è la Daily Market con papaya, germogli di soia. Rucola, noci, tante noci, fagioli, e pomodori e poi tutte fese di tacchino e il mio pane tostato che sembra quello integrale, quindi wow. Buon appetito! Scherzando con Alessandra Amoroso e qua hanno fatto un mezzo macello perché tipo sono improvvisati organizzatori, che si dice? L'evento? Sì. In poi che siamo tutti numerati come le bestie. Ah, ci penso. Guarda che bordello, aspetta. Beh. Oh Gesù. Che lì, la gente è matta. Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità. Ci si innamora di un'imperfezione, io resto qua. Per te sarò sbagliata, ma resto qua. Vivo ogni secondo come l'ultimo secondo. Credo in poche cose, ma ci credo fino in fondo.